Dopo quasi un'ora di interruzione, le attività all'aeroporto di Milano Linate dopo la sosta per i problemi della pista sono riprese. Un cortocircuito in uno dei pozzi elettrici ha spinto i tecnici a spegnere alle 9:15 mercoledì 6 settembre. Sistema illuminazione lungo l'asfalto per le ispezioni prima a ripristinare le operazioni uno dei sistemi più importanti in Italia. Alle 10:10 LOK è stato dato per riprendere l'imbarco e le attività. La nota di Eurocontrol Organizzazione Supervisiona il Traffico Aereo in Europa aveva comunicato ai vettori interessati i movimenti in Linate non erano possibili causa di un malfunzionamento delle luci della pista. Eurocontrol quindi ha riferito alti ritardi. Alcuni passeggeri ad Amsterdam e Bruxelles hanno detto tramite social sono a bordo degli aerei destinati Linate, ma non potevano ancora muoversi. Diversi aerei già in volo per l'aeroporto della città di Milanese furono deviati altrove durante la sosta ai movimenti. Un Airbus A320 di British Airways decollava da Londra Heathrow doveva deviare a Malpensa mentre era a est della capitale lombarda. A321 di Wizz era iniziato da Catania anche sbarcata a Malpensa. Instead, due voli ITA Airways da Bruxelles, l'altro di London City originariamente destinato a Linate movimenti solo per chiudere intorno alle 2300.